Buongiorno a tutti. Questo video va a sostituire gli altri due che avevo pubblicato sul mio sito e risulta essere un pochino più completo e integra gli altri due l'uno con l'altro. Allora, apriamo il programma per la programmazione dell'Alliance HD1. Allora, su questo programma dobbiamo inserire le informazioni basilari in nostro possesso. Dobbiamo espandere la cartella Basic Setting e aprire la IDE Setting. Cancelliamo quello che non serve. E al posto di sullo spazio radio ID dobbiamo inserire il numero identificativo che ci è stato fornito per poter operare sul sistema DMR. Il mio identificativo è 222 5337 5337. Qui mettiamo il nostro nominativo. Il mio è IU5LCL. Ok, per salvare basta chiudere la cartella, i dati sono già salvati automaticamente. Chiudiamo. Poi dobbiamo avere a disposizione i dati dei ponti radio su cui vogliamo operare. Io uso due ponti radio, uno sul Monte Cascetto, vicino al Monte Serra in Toscana, e un altro situato all'interno del porto industriale di Livorno. Allora, andiamo sulla cartella canali e su questa cartella dobbiamo inserire le frequenze e i dati del ponte. Allora, io voglio mettere due canali per ogni ponte, quindi per un totale di 4 canali. Allora, primo canale, metto il Monte Cascetto, la frequenza di ricezione è 430.625 MHz, sulla frequenza di trasmissione è 435.625 punto 625 25 70 centimetri. Allora, il tipo del canale possiamo scegliere fra analogico e digitale. Ovviamente lasciamo il digitale. Qui mettiamo la potenza della trasmittente. Abbiamo tre possibilità: basso, medio e alto. Basta. Qui mettiamo un identificativo del canale. Io metto Monte Cascetto, metto un C per identificare che è il Monte Cascetto, e a questo punto metto quello che deve diventare il canale, cioè il TG Italia, canale nazionale Italia. Poi il secondo canale, facciamo un copia e incolla, e qui voglio mettere sempre Monte Cascetto il TG della Toscana in multiprotocollo. E metto Toscana. Allora, terzo canale, qui metto il secondo ripetitore che ha la frequenza di ricezione 431.425 MHz, la frequenza di trasmissione 433 punto 0.
qui metto la P che sta a identificare il ripetitore del porto, Italia. Qui, anche qui facciamo un copia e incolla in maniera da mettere anche il canale 4 sul secondo canale del secondo ponte, e qui metto Toscana. A questo punto, per ora, le informazioni che abbiamo dato sulla cartella canale va bene così, la dovremo riaprire più tardi. Chiudiamo. Apriamo, espandiamo la cartella contact, apriamo la cartella priority contact. E qui dobbiamo mettere il numero dei TG, Talk Group, il tipo il gruppo deve essere un group call, quindi va bene, lasciamo così com'è. L'alias, mettiamo un identificativo arbitrario, io metto Italia, e il numero del TG per l'Italia è il 222. Qua mettiamo la Toscana, punto di protocollo, Toscana, e il lead per la Toscana è il, lo dico subito, 2225 2225. Ok, possiamo chiudere la cartella. Andiamo a verificare che su RX Group List. Allora, tasto destro, Add Group Call List. Espandiamo list numero 1 e abbiamo qui Italia e Toscana. Chiudiamo. Allora, abbiamo riaperto la cartella, le informazioni dei canali, e qui non bisogna fare altro che premere il tasto More per ogni canale. Allora, qui abbiamo Montecascetto con il canale Italia. Quindi apriamo More. E qui slot 1 è nazionale, qui c'è tutto, il color code deve essere sempre messo a 1 e RX Group List è list 1. Il canale, il TG Italia, va bene così, e a questo punto è impostato. Chiudiamolo. Per il secondo canale dobbiamo mettere il TG della Toscana. Ecco, lo slot deve essere il 2 per la Toscana. Comunque queste tabelle sono fornite cliccando su i link che metterò, che ho messo sulla pagina dove si trova questo video sul mio sito. Allora, qui abbiamo detto mettiamo la Toscana, Toscana. Lo slot è il 2, col codice 1, chiudiamo, e i due canali del Montecascetto sono a posto. Andiamo sugli altri due del secondo ripetitore, stesso discorso, More, questo è il nazionale, lo slot è l'1, color code 1, Italia, qui è già a posto, possiamo
possiamo chiudere. Il secondo canale del ripetitore, del secondo ripetitore, eccolo, abbiamo detto che vogliamo la Toscana, ok, lo slot deve essere il 2. A posto, anche questo si può chiudere. Ecco, a questo punto voglio introdurre un'altra cosa, le zone, in maniera che dalla radio sia possibile scegliere un ripetitore o un altro, e in base al ripetitore avere la possibilità di spaziare tra i vari TG e i vari canali. Per fare questo bisogna andare su zone information e con il tasto destro creare una sottocartella, zone 1. Allora, questa zona la chiamiamo con il nome del primo ponte, Monte Cascetto, e lo chiamo M. Cascetto. Intanto però sul basic information dobbiamo andare a selezionare, ecco, non già selezionato, come non detto, chiudiamo. Allora, bisogna creare l'altro zone information, eccola, zona 2, e la chiamiamo porto. Ok. Chiudiamo. A questo punto il canale 1 e il canale 2 andranno messi sulla zona information del Monte Cascetto. Canale 1, mettiamolo su, selezioniamolo, canale 2 e selezioniamolo. A posto. Per la seconda, secondo ripetitore, porto, dobbiamo selezionare gli altri due canali, questo e questo. Pronti. A questo punto sul nostro trasmettitore non dobbiamo far altro che dal tastierino premere il tasto menu, spostarsi con il cursore, andare su Band A7 menu e premere il pulsante zone. Dopo aver premuto pulsante zone verranno indicati i ponti radio. Potremo scegliere fra il Monte Cascetto, per quanto riguarda il mio caso, e l'altro ripetitore, oppure all channel, tutti i canali insieme. E niente, si conferma la scelta e si esce. A questo punto possiamo operare in modo distinto su uno o l'altro ponte. Allora, volevo inserire su questo video anche le informazioni per poter programmare, qui possiamo chiudere, per poter programmare i due tasti laterali che sono posti sotto il pulsante PTT, Push to Talk. Allora, per programmare questi due pulsanti, andiamo a scegliere sotto la cartella Base Setting la cartella Key Setting. Ecco, selezioniamo
si aprirà questa finestra. E semplicemente ci sarà il side K1, side K2, cioè il primo pulsante dall'alto e il secondo pulsantino in basso. Allora abbiamo due possibilità, long press e short press, cioè la pressione prolungata e una pressione corta su questi due pulsanti. Possiamo scegliere di far fare a questi pulsanti cosa vogliamo. Per esempio, una lunga pressione sul pulsante 1, possiamo fargli scegliere di fargli fare una di queste funzioni. Long pressione corta, sempre sullo stesso pulsante, possiamo fargli scegliere di fare un'altra funzione di queste. Stesso discorso vale per il pulsante numero 2. Pressione lunga, possiamo, non so, qui c'è il VOX, cioè la possibilità di mandare in trasmissione il proprio apparato attraverso la voce senza la pressione sul PTT. Pressione corta, e anche qui possiamo scegliere una funzione a piacere. Chiudiamo e l'apparecchio è per ora funzionante perfettamente. Per trasferire i dati dal programma al portatile, al ricevitore smettitore, possiamo scegliere una di queste due finestre, questi pulsanti. Allora, questo pulsante write serve a trasferire i dati dal programma al trasmettitore. Questo pulsante invece serve a leggere i dati, cioè a trasferire i dati dal ricevitore trasmettitore al computer. Basta premere, ecco ora qui mi dice che non c'è la porta aperta perché non ho collegato il trasmettitore, va collegato il trasmettitore con l'apposito cavetto che troverete nella confezione, è compreso nella vendita dell'apparecchio stesso. Niente, tutto qui. Se ci sono delle domande da fare, basta che andiate sul mio sito. Su www.romolimarco.eu, qui ci sono i miei riferimenti, potete scrivermi, telefonarmi, qualsiasi cosa, e sarà per me un piacere darvi una mano. 73 a tutti, da Italia Unifor 5, Lima, Shah de Lima, operatore Marco. Alle prossime. Hey ya, 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 hey